Amen! Amen! C'è nessuno in casa? Salve, Belle! Gaston, ma che bella sorpresa! Sono d'accordo con te, sono un uomo pieno di sorprese. Per voi, Mademoiselle. Un medaglione! Col tuo ritratto. Non avresti dovuto, Gaston. Figurati, cocca. Lo sai, non c'è ragazza in paese che non vorrebbe essere nei tuoi panni. Oggi i tuoi sogni diventeranno realtà. E cosa ne puoi sapere tu dei miei sogni, Gaston? Tutto! Leggo nei pensieri tuoi, so che sogni fai. Vuoi sapere prima o poi se ti sposerai, quale maschio ti vorrà per sé. Bel, tu vivrai con me. La tua vita cambierà, mi ringrazierai, ma anche tu mi servirai. Sdebiterai dandomi un'idiote di bebè. Cocca, li fai per me. Tanti figli, una tribù. Impensabile. Di 2 metri e più. Incredibile. Ogni maschio mi assomiglierà. Sai che incontro. Alla casa paderà. Ti rallegrerai di aver trovato la felicità. Prova a immaginare una rustica villetta di caccia, la mia ultima preda che arrostisce sul fuoco, la mia mogliettina che mi massaggia i piedi, mentre i nostri bambini giocano felici sul pavimento con i cani. Ne avremo 6 o 7. Cani? No, Bel! Ragazzi ben piantati come me! Prova a immaginare! Questo è tutto ciò che vuoi, sei la mia metà. Come 2 calzini noi, chi ci sbaglierà? Il destino è qui di fronte a te, l'uomo dei sogni, il meglio su piazza, ovvio che intendo me. Non puoi più sfuggirmi, solo adorarmi, per poi sposare. Allora, Bel, è un sì o un... Oh, sì! Io... proprio non ti merito! E chi mi merita?